Allora, siamo nel dopogara di questa gara di esordio tra Real Quadrifoglio e Sicle, per doveri di cronaca anche un po' per fair play. Ceccarelli, Andrea, è arrivata una sconfitta pesante, possiamo dire che un primo tempo giocato bene dopo una fase abbastanza contratta, poi vi siete un po' riprese, però nel secondo tempo siete un po' spariti di scena. Sì, eravamo consapevoli del fatto che loro erano una bellissima squadra, ce l'abbiamo messa tutta, però nel secondo tempo un po' ci hanno annebbiato la vista con tocchi di classe, eccetera. Quindi noi abbiamo messo tutte le nostre armi in campo, però è da fare i complimenti agli avversari. Ecco, l'avevate preparata nel corso della settimana sapendo che questa squadra avrebbe fatto molto gioco, molto possesso di palla, soprattutto prolungato, però nel primo tempo qualcosa un po' ha funzionato, come dicevo. Siete partiti un po' con il freno a mano leggermente tirato, quando avete capito che cosa andava fatto forse avete un po' messo in difficoltà loro. Sì, dopo aver trovato i loro punti deboli, diciamo tra virgolette, ci siamo sbilanciati di più, abbiamo fatto penso un ottimo primo tempo contro, ripeto, una bellissima squadra. Noi siamo una squadretta all'inizio, abbiamo seguito le indicazioni del mister che ci hanno portato a fare, ecco, un bellissimo primo tempo. Poi nel secondo tempo purtroppo sono calate un po' per le situazioni, per il punteggio, un po' per il fiato, per le gambe, siamo calati direi abbastanza e loro invece sono usciti fuori. A chi invece non hanno fatto male le gambe, quindi la stanchezza si è sentita meno fino all'ultimo, giocoliere, si porta a casa anche il pallone di questa gara, 4 reti, Ponzo Tiziano, anche in Serie D si ricomincia da capo, si ricomincia dal basso, ma i gol non mancano mai. Grazie, i gol ringraziando Dio non mancano mai, la categoria non è un problema, qualsiasi categoria dobbiamo stare con la testa, concentrati al campionato, perché ogni campionato a sé. E dobbiamo dimostrarlo, perché sulla carta non si vince niente, il campionato è lungo e dobbiamo stare concentrati con gli allenamenti e fare sempre meglio, perché comunque il primo tempo non è stato uno dei migliori e non ce lo possiamo permettere. Che cosa non ha funzionato in quel frangente? Voi siete partiti forte, avevate un po' il pallino del gioco in mano, sapevate che gli spazi li conoscete molto bene su questo parquet, non vi aspettavate però una reazione da parte loro? La prima partita, non sapevamo cosa ci poteva capitare, l'abbiamo presa tra virgolette un po' sotto gamba, perché comunque loro hanno tanto gamba, al primo tempo sono stati bravi a stare su tutte le palle e ci hanno un po' spiazzato, poi è normale, il secondo tempo sono calati loro e siamo usciti fuori noi e quindi il punteggio poi è quello che è, ma complimenti pure alla squadra che ha fatto un'ottima prestazione. Allora, alla base di questo risultato 4 gol, ti sei fatto una promessa all'inizio del campionato tra te, senza andarlo a dire a loro, però lo possiamo dire pubblicamente, sei fatto una scommessa personale. Ma da quando gioco a questo sport che mi riesce meglio, non lo so, comunque sono un po' di anni che il gol lo trovo, e 4 gol non so pochi. Speriamo di arrivare in doppia cifra alla fine dell'anno. Bene, grazie a Ponzo, rapido lasciamo anche andare Ceccarelli, qualcosa da rivedere sicuramente in settimana, da dove ripartire? Ripartire sicuramente dalla pressione, perché abbiamo visto che la pressione sugli avversari li ha intimoriti parecchio, gli ha tolto le idee di gioco e quindi penso che, visto che siamo giovani, gamba ce l'abbiamo, quindi penso che sull'attività fisica lì dobbiamo andare a colpire. Poi vediamo come va la stagione. Allora, Graziano Maracino, nel primo tempo io mi sono un po' sbracciato, mi sono un po' lasciato andare, abbiamo visto un gesto che era praticamente qualcosa, o meglio, più di qualcosa non funzionava. Nel corso della settimana l'hai più volte ripetuto, serve tanta umiltà, soprattutto serve concentrazione, diciamo che almeno oggi qualcosa però forse non ti hanno dato retta. No, non mi è piaciuto soprattutto il primo tempo, cioè un approccio, noi dobbiamo capire che se dobbiamo fare la differenza la dobbiamo fare il sabato, cioè, o meglio, settimana con il lavoro pronti per il sabato. L'entrata non è stata tanto felice perché siamo entrati abbastanza, mi è sembrato un po' di sicurezza, la sicurezza di portarsi a casa la partita. È un campionato che non conosciamo e non conoscono neanche chi ha fatto categorie superiori e questo ha dimostrato che innanzitutto loro sono venuti e hanno giocato a testa alta e faccio i complimenti a loro perché veramente
60 minuti hanno fatto veramente tantissimo. Poi è chiaro che poi sul secondo tempo, nel momento in cui subentra la testa, quindi ho urlato nel primo tempo, la tranquillità soprattutto nel livello caratteriale, è chiaro che poi passa sull'individualità e noi non ci possiamo permettere di giocare e fare ma un campionato. Sono state urla che però hanno messo più paura agli avversari, perché noi dagli spogliatori non si sentiva poi tanto. Perché il problema di questa squadra a volte è la troppo sicurezza di entrare in campo. Io l'ho detto, lo dico da 2 mesi che ci stiamo allenando, quindi la cosa fondamentale è usare prima la testa e poi il fisico. Quindi se tu entri con un aspetto, una sicurezza e l'umiltà di prenderla poi la partita, succede che dai il primo tempo e dai un pareggio con tutto, che comunque abbiamo anche sofferto oltre il dovuto. Ecco, un primo tempo sofferto, ma l'aspetto importante è stato anche un po' il campo, le dimensioni che porta le squadre ad avversarie un po' ad aggredire. Esatto, ma questo sono proprio le dimensioni del campo, che se comunque vuoi creare un qualcosa devi per forza fare una sorta di pressione. È chiaro che poi devi essere anche abituato. Io sono convinto che questa squadra comunque abbia delle caratteristiche per dimensioni del campo diverse da queste, però chiaramente dobbiamo capire che noi ci alleniamo qui dentro, le dimensioni sono queste e il ritmo deve essere alto, certamente non con il primo tempo che abbiamo dato. È stata bella e i ragazzi ci mettono più cuore e testa per giocare questa partita e sono stati molto bravi, e questa vittoria aspettano a noi ragazzi.